No, perché sul canale mio YouTube Archeo Marco c'è la visita della torre arrivando dal fiume Liri e fino ci sono le riprese fino a sopra, perché la parte dove si entra adesso è soltanto nel recinto della torre, mentre per entrare alla torre vera e propria, al torrione centrale, c'è bisogno di una scala e poi mobile, e poi c'è la parte fissa con delle scale tipo quelle che stanno ai pali della luce, insomma, perché l'accesso tra i vari piani era consentito da delle botole, essendo una torre comunque difensiva non dovevano essere accessi grandi, no? Ok. E qui parliamo di una torre medievale che, diciamo, è la datazione precisa non è molto chiara ancora, perché mancano fondamentalmente degli studi dal punto di vista archeologico, cioè non sono stati fatti mai qui degli scavi veri e propri. Quindi le uniche fonti che abbiamo sono quelle un po' storiche. E le fonti storiche, diciamo, ci danno notizia della torre attorno al 1300-1400 come posto di guardia di cosa? Di un ponte che si trovava qui sotto. Adesso quando scenderemo vi farò vedere dove stava collocato, perché l'abbiamo rinvenuto, e metteva in comunicazione questi due territori che probabilmente erano già un confine antico. Va detto che il fiume Liri, che passa qui sotto, era un confine già nel periodo preromano e poi romano. E nel IV secolo avanti Cristo i romani arrivavano con il territorio di influenza fino all'altra parte del fiume Liri, sulla sponda destra. Noi ci troviamo sulla sponda sinistra, mentre questo territorio dove ci troviamo adesso era di influenza sannita. Che cosa succede poi? Con il processo, con le guerre romano-sannitiche, i romani sconfiggono definitivamente i sanniti. Diciamo, la storia è molto più lunga, però la 100 anni. Per motivi. 100 anni. Per motivi di tempo. E quindi si vanno dall'altra parte e si allargano il loro territorio. E quindi tutta questa parte che era stata, diciamo, di influenza volsca e sannita, poi subisce quella che chiamiamo la romanizzazione. Cioè si andava nel IV-III secolo a.C., era il periodo della Roma repubblicana, e i romani andavano costruendo il territorio che poi è diventato l'impero romano. E quindi siamo prima dell'impero romano. Poi di questo aspetto, diciamo, archeologico, di archeologia classica, ne riparleremo più avanti, quando arriveremo in un sito. Non arriveremo oggi proprio nella città di Fregelle, ma arriveremo in un sito che stiamo scavando. Abbiamo fatto la prima campagna di scavi quest'anno e non sarà visibile niente, perché per adesso abbiamo ricoperto, abbiamo portato via, però vi spiegherò, insomma, un po' quello che c'era sul territorio. E è una cosa un po' in anteprima, insomma, perché alla fine è ancora oggetto di studio il materiale che abbiamo raccolto. E quindi vi dicevo, la torre in un primo momento fu realizzata per il controllo di questo ponte che si trovava al di sotto, e poi venne, quando cessò questa sua funzione di difensiva e di controllo del passo e del ponte, divenne una locanda. E è interessante perché... Una posteggia. Come? Una posteggia. Sì, sì. E è interessante perché la locanda entra in una leggenda arcese, la leggenda, la storia, diciamo, del santo Eleuterio, il patrono di Arce, la chiesa si trova qui di fronte, no? Non so se qualcuno è arrivato da qui quindi ci ha fatto caso. Comunque dall'altra parte della strada, di fronte qui al bivio, c'è la chiesa, la piazza, e la chiesa dedicata a Sant'Eleuterio, che è il protettore di Arce. E la storia è interessante perché era un pellegrino che veniva dall'Inghilterra probabilmente, e come molti pellegrini del tempo percorrevano questa strada per andare verso il Gargano. Il Gargano e poi la Puglia erano dei punti di partenza con le imbarcazioni per arrivare in Terra Santa. La Terra Santa non era sempre accessibile per via delle, diciamo, veniva presa dagli arabi, no? E quindi in alcuni momenti era possibile andarci, in alcuni momenti storici, in altri un po' meno.
E quindi quando non era possibile arrivare in Terra Santa, si fermavano sul Gargano, dove c'era la grotta di San Michele Arcangelo, insomma. E Sant'Eleuterio era uno di questi pellegrini, diciamo questi pellegrinaggi sono dall'alto medioevo fino in età storica, oggi ci passa, passano anche oggi, no? delle strade della Via Benedicti, oggi li abbiamo riscoperti, diciamo, ma sono dei cammini che sono centenari se non millenari. E Sant'Eleuterio più o meno dovrebbe essere passato, il pellegrino Eleuterio quantomeno, dovrebbe essere passato qui non prima del 1500 probabilmente, mentre gli altri santi pellegrini della zona, come per esempio San Bernardo a Rocca d'Arce, quelli sembrano molto, molto più antichi, quindi del VII-VIII secolo d.C., quindi alto medievale. E dicevamo che la leggenda dice che nella locanda il pellegrino Eleuterio chiese ospitalità. Ovviamente erano persone queste che partivano e poi nemmeno tornavano a casa, come è successo a lui e come è successo a tanti altri. Partire in epoca antica a piedi per un pellegrinaggio era un po' come oggi partire per andare nello spazio, no? Anzi, oggi magari prima di partire fanno dei calcoli, no? E sanno che bene o male le percentuali di rischio, le probabilità di rischio sono contenute. E loro partivano e poi per strada potevi ammalarti, potevi incontrare dei rapinatori, potevi incontrare persone fuori di testa che ti ammazzavano, potevi avere un incidente, potevi farti male, non è che c'erano ospedali specializzati come oggi, quindi pure romperti una gamba in quel periodo, in antichità, insomma, poteva essere un rischio vitale. E il pellegrino Eleuterio arrivò qui e chiese appunto ospitalità, ovviamente non aveva di che pagare, perché poi quando partivano queste persone, lui era già stato a Santiago de Compostela, infatti aveva con sé nella statua, nell'iconografia, aveva con sé la conchiglia tipica del cammino di Santiago. Quindi era stato a Santiago e passava qui, era andato probabilmente in Terra Santa e ripassava dalla Terra Santa. Quando si trovava qui chiese appunto ospitalità nella locanda e il locandiere non fu molto accogliente, diciamo, gli sciolse dietro i cani e lo cacciò. La leggenda dice che il giorno dopo venne trovato morto con i cani che non avevano toccato il suo corpo, non l'avevano morso, insomma, e erano a guardia del corpo e dei serpenti tra i piedi. E quindi divenne il patrono di Arce, del paese, e protettore contro i morsi di serpenti e contro la rabbia dei cani, insomma. Perché anche oggi abbiamo i vaccini anche per i cani, ma il problema della rabbia per questi animali, insomma, era un problema abbastanza importante in passato, fino a epoca abbastanza recente. E quindi decisero di costruire poi, di eleggerlo patrono e di costruire la chiesa. Però c'era una mia zia che raccontava oralmente, queste sono solo testimonianze orali, che gli avevano raccontato a sua volta, insomma, si era tramandata questa storia oralmente, che avevano costruito la chiesa tre volte, cominciato a costruire la fabbrica della chiesa tre volte e tre volte era crollata. Finché un'anziana del posto non aveva sognato il santo che gli diceva dove dovevano costruirla, e il sito dove sorge oggi la chiesa di Sant'Eleuterio, la costruirono lì e non crollò più, insomma. Questo, diciamo, è un misto tra storia e leggenda. Ovviamente, come tutte le leggende, c'è sempre qualcosa di vero, e il fatto che ci sia qui, che c'era qui una dogana, scusate, una locanda, il fatto che c'erano questi passaggi di pellegrini, il fatto che venne trovato anche un corpo all'interno della chiesa di Sant'Eleuterio, degli scheletri, anche se lì va visto se era veramente di un pellegrino inglese, perché fino all'arrivo dei francesi le chiese erano sostanzialmente dei cimiteri, la parte sottostante delle chiese, quindi non è strano che venga trovato un corpo, uno scheletro sotto la chiesa, insomma. E quello che però vediamo adesso
senza, l'ho fatta molto velocemente perché sennò poi ci sarebbe troppo da dire, magari in un'altra occasione. Adesso scendiamo un attimo qui sul fiume e andiamo a vedere la torre dal basso e come era un po' la topografia e il, dove era collocato il ponte che permetteva il collegamento e che era controllato appunto dalla torre di Sant'Eleuterio. Quindi scendiamo un attimo. Vediamo una caratteristica molto interessante della torre, e quello lì che è lo scarico. All'ultimo piano c'era una nicchia con un servizio igienico, e c'è ancora la nicchia, e c'era un foro che permetteva di scaricare direttamente qui sulla sponda del fiume Liri. È rimasto lo scarico esterno. E quello che vediamo adesso come livello delle acque non era quello del periodo in cui è stata costruita la torre. Perché? Perché più a valle è stata realizzata una diga, di cui parleremo poi più avanti, perché per il percorso percorre per qualche tratto le opere di impianto collegate alla diga. E adesso vedete, si vede una differenza, no, di livello. Il livello quando è a pieno regime con la diga chiusa quasi totalmente è quello lì. Però noi dobbiamo immaginare il fiume nel periodo in cui era attiva la torre, molto più basso. Sì, ci mancavano altri 4 metri, penso, di acqua. E in quella posizione lì individuale nel che era? Che anno era? Nel 2004. 2004. Sì, nel 2004 individuai la base di fondazione del ponte. Perché? Perché vennero fatti dei lavori di manutenzione alla diga, e quindi il livello venne abbassato, la diga venne aperta e il livello venne abbassato venne riportato al livello antico del fiume Liri. E quindi lì si vedeva la base di fondazione del ponte, il ponte che partiva da lì e arrivava qui dall'altro lato. Da questo lato non si vede più, anche se le testimonianze orali ne davano la presenza fino a epoca recente, perché quando hanno fatto i lavori di rifacimento, di consolidamento che vedete qui sotto la torre, hanno fatto questa massicciata per proteggere l'argine, gettando, ovviamente non era posizionato perfettamente il ponte, quindi poteva stare qui o poteva stare più giù, più su, quindi hanno fatto questa massicciata e probabilmente è crollata la parte che era rimasta qui della parte di Accio. Quella lì è in territorio di Monte San Giovanni, quindi è un altro paese, un altro comune. E lì sarebbe interessante fare uno scavo lì sopra, perché se c'era comunque il ponte e la base di fondazione di questo ponte è collocata lì, evidentemente doveva arrivarci anche qualche strada. E quindi lo scavo di quella parte lì e della base delle fondazioni della torre potrebbe darci delle informazioni archeologiche in più che oggi non abbiamo, perché non è mai stato fatto nessuno scavo archeologico, insomma. E noi, diciamo, con il percorso abbiamo anche una barca, un'imbarcazione e un pontile, che per adesso non abbiamo ancora montato perché per l'inverno è un po', l'acqua era alta, bassa, insomma non è stabile, ma prevediamo comunque di montarla e fare altre manifestazioni del genere con la gita in barca anche sul fiume Liri. Da dove è navigabile? Navigabile ma qui sarebbe navigabile fino a dentro il polverificio di Fontana Liri. Il problema è che poi là c'è il divieto militare. Quindi si fanno altre 3 anse del fiume e si arriva lì al confine, e poi qui giù si può arrivare fino a dove sta la diga, un po' più a valle. Sì, ovviamente fermandosi prima, anche se non è che c'è tutto questo pericolo, insomma. Io questo qua lo faccio regolarmente con la canoa. Di arrivare alla diga, attraversando la diga. No, perché poi allora pure se cominciassimo al di sotto della diga, l'acqua è poca sotto. Quindi io quest'anno me la sono fatta da Campo Stefano fino a Ceprano con la canoa, però erano più il tempo che mi trascinavo con me la canoa e poi mi rimettevo dentro
che il tempo che pagaiavo effettivamente, l'ho fatto, però comunque perché adesso il regime delle acque è poco, insomma, è basso. Come? Quest'estate. Sì, no, ma al di là di quest'estate, sì, quest'estate è stata particolarmente siccitosa, però pure gli altri anni comunque, ma perché viene regolato dalla diga, dagli impianti per la produzione di energia elettrica. Questi sono impianti che sono stati collaudati, inaugurati nel 1929, autorizzati attorno al 1926-27. E sono impianti poderosi, poi adesso ne riparleremo, perché lungo il percorso andremo dove inizia una parte di captazione delle acque dell'Iri e vi spiegherò come che opera mastodontica fu realizzata in soli 2 anni, insomma. E c'è anche un video, vabbè, poi ne parliamo dopo, c'è anche un video comunque sul sito dell'Istituto Luce. Se scrivete Diga Sant'Eleuterio c'è il video dell'inaugurazione, dura 30 secondi mi sembra, è muto pure. E fa vedere, insomma, quando hanno inaugurato la diga, fa vedere il lago, fa vedere un sacco di cose interessanti, insomma. In 30-40 secondi, è un video che facevano l'Istituto Luce. Però è una bella testimonianza. 29 è fascista, propaganda proprio. Sì, sì. Sono state aggiustate quando hanno fatto, diciamo, sono stati realizzati i consolidamenti in cemento armato. Ma c'era, adesso è tappata, c'era un'archibugiera, quindi probabilmente, sì, un'arciera, quindi probabilmente si guardava, si controllava, punta di lì, quindi magari si controllava una parte della strada che portava al ponte. E qui nei pressi c'erano delle sorgenti attive fino ai primi del Novecento. Poi un po' è cambiato il regime delle acque, un po' dopo che hanno fatto i lavori della diga, insomma, magari la sorgente si trovava più in basso e adesso sorge direttamente nell'Iri e non la vediamo, insomma. A dei posti dove c'erano delle sorgenti misere, piccole, Pisciarelli. Tutta la zona è piena di sorgenti. Sta ovunque lo nome Pisciarelli. Ogni comune ha dato il nome Pisciarelli. È un toponimo tipico. Poi dal 1929 in poi cambiò nome, o meglio, non è che lo cambiò, prese anche l'altro nome di Ammoccatora. Ammoccatora è il nome che in dialetto gli abitanti del posto diedero a questo impianto di captazione delle acque del fiume Liri. L'impianto nasce più sopra di captazione delle acque, arriva in questo punto e da qui si interra e dopo va a riemergere nel lago di Colle Mezzo o di San Giacomo, che troveremo poi più avanti, ci passeremo più avanti e lì vi farò vedere. Questo è il percorso che fa la galleria, una galleria di 4 metri di diametro, per circa 4 km di lunghezza totale, tutta scavata interamente a mano. I lavori furono eseguiti attorno dal 27 fino al 29, anno in cui venne terminata l'opera, e vennero impiegati molti operai, tra cui molti abruzzesi, di Capistrello in particolare. I famosi minatori di Capistrello. Esatto, alcune donne del posto conobbero ragazze, perché poi queste erano ragazze, stavano qui, si conobbero, insomma, si sono sposate e sono andate a Capistrello. E mi raccontavano che quando passavano per Capistrello per andare al santuario della Santissima Trinità, spesso si fermavano in quei paesini a salutare le compaesane che si erano sposate lì. Questo è il percorso che fa, e lungo il percorso ci sono 3 pozzi di ispezione. Oggi noi non passeremo vicino a nessuno di tutti e 3, però sono ancora visibili, ovviamente sono chiusi. E fu un'opera veramente, veramente grandiosa. Quindi noi adesso da qui continueremo a passare più o meno vicino al fiume, anche se ce ne discosteremo un po', e poi andremo a raggiungere questo punto tagliando per il Colle Tassetano. Comunque lungo la strada poi ve lo indicheremo, insomma. Ma cosa vuol dire ammoccatora? Ammoccatora? Ammoccatora vuol dire imbocco, è l'imbocco della galleria, anche detto così. Questa qui è stata realizzata perché per captare appunto le acque, portarle in questo bacino di piscina. La piscina pure è un toponimo che ricorre in molti contesti. Come Pisciarino. Esatto, e rappresenta però degli avvallamenti, delle vallate con l'acqua, come vediamo in questo caso. Questa poi è stata un po' cementificata come tutte le cose negli anni 60, però la modernità ormai
la modernità si trasforma in modernismo. Questo una volta era potabile, oggi non si fanno le analisi, perché però probabilmente l'acqua è superficiale, come succede. Ah, è troppo. Vediamo se muore. Queste poi sono acque ricche di ferro e zolfo. E qui zona su. Zolfo, ferro e calcare. Ma questi sono superficiali, perché qua ci sta uno strato di ciottoli, cioè, geologicamente uno strato di ciottoli che quest'acqua le percorrono. Quindi fare i pozzi qua trovi subito l'acqua. Sì, qua ci stanno un sacco di pozzi superficiali, però sono sorgenti alti, diciamo, essendo superficiali si inquinano facilmente, insomma, sia con le coltivazioni. Allora, questo è ancora potabile, sì. Ma no, cioè, non hanno analizzato, no, non si sa. Non viene analizzato, le sorgenti devono essere analizzate. Quindi quando manca l'acqua non posso venirla a prendere qua. No, è potabile, no. Io da bambino noi ci venivamo la sera d'estate, venivamo, la prendevamo e poi ce la bevamo. Però nessuno analizzava, noi non ci ha mai fatto niente, però oggi. Vabbè, è la stessa acqua di quella che sta dalla sorgente vicino a Collerota, no? Come, scusa, non ho capito. È la stessa acqua che questa pure alla sorgente. Ah, non la stessa, sono sorgenti simili, però non è. Di circa 20 quintali, è stato trasportato in altro posto, noi l'abbiamo individuato e l'abbiamo ricollocato sul punto originario, ovviamente con tutte le autorizzazioni. Il 149 invece esisteva soltanto la base, era stato spezzato e tutto il fusto è, diciamo, probabilmente è caduto a valle, è difficile recuperarlo, allora abbiamo pensato probabilmente in futuro si potrà recuperare, però al momento abbiamo fatto una riproduzione identica e l'abbiamo ricollocata sul sito originario. Adesso procediamo di qua, perché andando lì allungheremo di molto. Invece qui c'è il 147 e il 148. Via di passaggio di Giovanni. Questo qui è originale. Questo è originale. Lo puliremo. No, ma basta che fa il primo gelo, Marco. Allora, sul lato c'era il giglio, ovviamente che è il simbolo del Borbone, no? E il numero 148. Quindi tra Arce e Ceprano, quindi in questo tratto del confine tra Regno e Stato Pontificio, ci sono circa 14 cicci. Di questi 14, 4 sono scomparsi e i 4 scomparsi noi li abbiamo, come vi dicevo, riprodotti e risistemati in loco. Quindi questa è originale, sopra c'è una tacca, una linea che indica la direzione del confine. Quindi questo fossato che vedete qui è il confine storico, ma è anche confine attuale tra Arce e Ceprano. Perché non è cambiato, non è cambiato. Sull'altro lato ovviamente c'è lo stemma con le chiavi incrociate e la data dell'apposizione del Vaticano, 1847, perché i cippi dal Tirreno all'Adriatico sono stati collocati dal 1846 al 1849, sono circa 640-48 cippi in tutto. Ovviamente i cippi venivano posti dove non c'erano demarcazioni naturali, il fiume Liri era una demarcazione naturale, quindi sul fiume Liri non ci sono cippi. Troviamo cippi anche su altezze, non so, sulle montagne tra l'Abruzzo e il Lazio, e venivano realizzati sul posto ovviamente. Questi qui anche sono stati, penso, realizzati sul posto, perché sono sotto, c'è una base che arriva qui, è molto più larga, quindi riposizionarli è stato un lavoro faticosissimo, nonostante erano tutti caduti, alcuni spostati proprio, questo lo stava qua. Beh, certo, poi col tempo portati davanti case o comunque magari.
Quindi ecco, nonostante l'utilizzo di pale meccaniche, una bestia di questa di 20 quintali non è una cosa maneggevole, ma più che altro per rimetterlo nella posizione corretta. Se io, se questo stemma capitava di là, non avevamo fatto nulla. E poi la riga, questo dove l'avete trovato? Stava qui sopra al colle. Però lo sapevamo già da anni che stava lì. Ma scusa, ma come mai è arrivato? Cioè, come... Perché quando venivano a trovarsi su un territorio, su un terreno lavorato, potevano dare fastidio, no? Allora con permesso. Poi c'era pure il rone che riportava le informazioni e molti sono stati diciamo spostati per prendere quel medaglione che c'era al di sotto. Ho capito, ma no, vabbè, quello l'hanno spostato, sì, come diceva Marco, perché comunque magari capitava in un punto, dava fastidio per la lavorazione, l'hanno spostato. Sì, va bene. Aspettaci là. Ma comunque il fatto che fossero così pesanti e così ingombranti, ci sta posta una vendicina d'anni, pure da me. Poi l'avrò pure buttato in giro. Però aspetta, perché nel 1870 in un certo senso servono ancora oggi, devi darci la cifrata fino al 70 il confine tra cifrata e questo le strutture di individui, delle politiche che stabilizzate, poi ci voglio quello la vista da metterci sotto. Dall'altro lato ci sta il giro, no, la cosa bella da pensare è che comunque quando uno sta qui sul confine è che noi lo diamo per scontato, ma una volta noi stavamo di qua, magari passi di là e stai in un altro stato, capito? Quella è la cosa. Cioè, fai un omicidio di qua, ti rifugi di là. Infatti i briganti per 7 anni se sono. Fino agli accordi, i briganti fino agli accordi di Cassino su quello si basavano, poi dopo gli accordi di Cassino è finita la pacchia per i briganti e ci fu la fine. Che vedeva pure da giù 150 anni fa, forse vede più qualche roba. Ovviamente qualcuna c'era pure, però qualcuna comunque era notizia. Magari era pure più alto, non lo sappiamo. No, ma le guerre in base le facevano crescere. E vabbè, qualcuna di queste 150 anni c'era, questa qua, questa c'è 150 anni. Questa era il fuscello. Che dobbiamo ricollocare su una base e posizionarlo su questa altura qui. Ma poi non è troppo vicino a questo? No, allora la posizione originale era quella. Ed erano così vicini? Dove il confine deviava veniva messo il ciclo. Ah, ecco. Sì. Questa va di qua. Va così. Allora che è il microfono? Una? Sì. E qui vedi dove fa il gol? Questo è quello precedente. No, io pensavo che a tagliare. Qua no, c'è no, qua gira. Gira e va di là. Questa casa in parte è comune di Ceprano, in parte è comune di Arci. Quindi paga le tasse a dove? Teoricamente sì. E non è così, No, probabilmente l'hanno. Brevemente, ecco, questo rudere che vedete qui è quel che resta della dogana di Colle Noci, che stava il confine, vabbè, voi l'avete percorso, sapete dove stava a poca distanza. Questa era questa dogana. Diventò a un certo punto una dogana di manifesti, come si dice, sta scritto tutto lì, la dogana di manifesti era la dogana dove si dichiarava praticamente, perché poi la dogana vera e propria, una dogana di prima classe, stava alla murata vicino la chiesa di Sant'Antonio. Era lì che stava la dogana di prima classe, che fu istituita perché precedentemente la dogana di prima classe era quella di Fondi, cioè sulla via Appia. Quando però fu fatta praticamente l'attuale via Casilina, anche se il nome via Casilina poi gli è stato dato nel 1930, però all'inizio dell'Ottocento
di comune accordo, diciamo, fra il re di Napoli e il Papa fu fatta l'attuale Casilina. Il Papa la fece da Roma fino a Ceprano, e mentre nel regno di Napoli già in precedenza era stata fatta la strada che andava da Napoli a Sora, passando per Cassino e Arce. Quindi fu fatto un raccordo Ceprano-Arce. Ecco come si è formato questo tracciato della via Casilina. In effetti, se ci riflette, c'è un andamento storico, perché la via Latina, che era la via che c'era in epoca romana, arrivata a Ceprano andava dritta verso Aquinum, poi Casinum, eccetera. Invece la via Latina arrivata a Ceprano, la via Casilina arrivata a Ceprano, gira a sinistra. E poi non so come spiegare perché hanno, sono state unite queste due strade. Da Roma a Ceprano c'era un pezzo, poi c'era l'altro pezzo da Napoli Sora che passava per Arce, e hanno fatto questo raccordo. Quindi una volta fatto questo raccordo è diventato più comodo e più facile fare la via Casilina per andare da Roma a Napoli che non la via Appia, anche perché la via Appia presentava in certi punti, specie nella zona di Itri, presentava delle salite, le discese, e quello era problematico per i carri, perché allora ci si muoveva, le merci si trasportavano con i carri, quindi le pendenze davano grossi problemi, mentre invece la via diciamo Casilina aveva un tracciato più pianeggiante. Quindi si previde, come in effetti poi fu, che la maggior parte dei traffici si sarebbero spostati sulla via Casilina. Allora, in questo quadro, allora, la dogana di prima, quella che era la dogana di prima classe di fondi sulla via Appia, divenne di seconda classe. E questa di Arce, che ripeto, stava vicino alla chiesa di Sant'Antonio, anzi vi devo dire, non so se qualcuno di voi ha letto il mio libro, io avevo posizionato la dogana proprio dove adesso c'è lo studio il sindaco di Arce, perché così mi diceva mio padre. Poi però, ecco, ho rivisto meglio e in effetti la dogana stava dove è indicato, stava vicino la chiesa di Sant'Antonio. Ecco, quindi se vuoi leggermi, c'è uno scritto così. Ecco, e quindi dal 1831, la dogana di prima classe diventa quella della Murata, e questa diventa dogana di manifesti, cioè qui dovevano dichiarare praticamente. Dovevano dichiarare e poi lì pagavano, ecco, lì avveniva il pagamento, è giusto, no? Capito bene? Perché non sono molto esperto di dogane, devo essere sincero. Ecco, quindi basta così, penso. Sì, beh, il confine stava qui a dove siamo sbucati sulla strada Casilina, c'era il cartello che indica il CIP 144, lì era il confine, appunto la linea proveniva dal Colle d'Assetano dove siamo stati poco fa, no? E poi il confine prosegue in direzione di Soletta. Io non l'ho detto perché pensate che voi l'avete già visto, non siete stati al 144. Ma cioè, no, siccome è stato da prima, ho capito, sì, siete venuti prima, abbiamo visto che quale? Riportata, quella della Zingardama che riesce a Sant'Eleuterio. Poi è stato spostato di qua il tracciato. Guardi, vi ripeto, il tracciato, per quanto io sappia, il tracciato attuale della via Casilina da Ceprano ad Arce fu creato negli anni 20 dell'Ottocento. Prima c'erano altri tracciati, però adesso non saprei dirvi quali erano. Uno di questi magari era la Zingardama, però proprio come tra... tant'è vero che il CIP, quando poi
vengono apposti i cippi di confine, che avviene nel 1846-47, mettono il cippo, lo mettono sull'attuale via Casilina, perché quello era il tracciato. E vi dico di più, quando passa Garibaldi nel 1849, passa lì, quella è la via Casilina che fa, passa sulla via Casilina e fa quel tracciato lì, e lo sappiamo perché Garibaldi, prima arrivato al cippo di confine 144, prima di superare il confine fa colazione. C'è bene. Stato riferito da Cappello, come si chiama qua, ricorda uno scontro a fuoco avvenuto il 27 maggio del 1849 fra la guardia urbana di Arce, erano 117 uomini capeggiati dal capitano Nicola Grossi, che era mio trisavolo diretto proprio, mio trisavolo diretto, con Giuseppe Garibaldi, proveniente dalla Repubblica Romana. Don Peppino, che era alla testa di 4.000 uomini. Quindi non stiamo parlando dell'impresa dei 1000 del 1860, siamo 11 anni prima. Che cos'era successo? A Roma era stata proclamata la Repubblica, con grande scandalo per immaginare dei governi, insomma, dei moderati, diremmo oggi, di tutta Europa. E contro questa Repubblica mandò un esercito, la Francia, che sbarcò a Civitavecchia, un esercito, la Spagna, che sbarcò a Terracina, un esercito, il re di Napoli, che mosse lungo la via Appia e arrivò fino a Velletri, e un esercito, anche gli austriaci, che mosse via terra, quindi si concentrò contro questa Repubblica. Il Papa era fuggito, stava a Gaeta insieme con re Ferdinando II di Borbone, perché stiamo parlando del 1848, insomma, a Gaeta fuggì il re di Napoli, Ferdinando II di Borbone, il Papa e anche il Granduca di Toscana ci stava a Gaeta, quindi stavano tutti mezzi Italia, stava, Gaeta era diventata capitale d'Italia. Quindi, insomma, durante questo periodo della Repubblica Romana, a un certo punto Garibaldi, c'è uno scontro fra, insomma, l'esercito napoletano propone ai francesi che stavano a Civitavecchia di fare un'azione concertata contro la Repubblica Romana, uno da nord e uno da sud. Invece i francesi dicono no, noi facciamo da soli, non vogliamo essere aiutati. Anche Ferdinando II di Borbone dice: che se c'è, io me lo ritorno a Napoli, arrivederci. Passando lungo Rufiattarino elementare. No, è così, è così. No, come lo stai raccontando? Vabbè, ma lo devo semplificare. Certo. È giusto. È più caratteristico. È più caratteristico. Però, quindi si stava ritirando. Ma Garibaldi, nonostante che Chiglio si stavano a ritirare, i borbonici, li andò ad attaccare lo stesso. Ecco. E vinsero naturalmente, perché adesso stavano se ne stavano andando, capito? Oh. Quindi poi l'esercito napoletano se ne va, torna a Napoli lungo la via Appia, passa per Terracina per intenderci, no? E invece Garibaldi prende la via Latina.
la via Latina, la via Casilina attuale, diciamo, perché non si chiamava ancora così, ma anche perché? Perché era più breve, per arrivare a Napoli si faceva prima. Quindi se lui avesse marciato a tappo forzato, arrivava a Napoli prima dell'esercito napoletano. Comunque, lui qui sul confine praticamente non trova nessuno a difendere il confine. Perché, mo ve lo dico, qui trova solo quelli della Guardia Urbana di Arce, che erano 117 persone, insomma. Io poi su questo episodio di Garibaldi che è entrato ad Arce, c'è un voluminoso, un fascicolo grosso così all'archivio di Stato di Caserta, che io 30 anni fa l'ho ritrovato e ho trovato tanti documenti, tante relazioni, tanti rapporti, e uno dei rapporti glielo manda proprio Nicola, il mio trisavolo Nicola Grossi, perché dopo aver combattuto qui sul confine ha fatto la resistenza, lui Nicola Grossi se ne va, scappa ad Atina. Ad Atina, che sta nell'interno, quindi si allontana dalla Casilina, evidentemente, lui se ne va ad Atina. E da Atina, il giorno dopo, quindi il 28 maggio, manda un rapporto all'intendente di Caserta. Noi eravamo provincia di Caserta, lui manda l'intendente proprio a Nicola Grossi, che ci riferisce. Ci riferisce l'accaduto, bravo. E dice Nicola Grossi all'intendente di Caserta, da Atina scrive: mi piazzai nel giorno 25 andante mese, maggio, che lo scontro poi avviene il 27, con la forza di mia dipendenza nell'estremo confine, quindi stava proprio sul confine, onde impedire l'entrata in regno dei repubblicani di Roma. Stiedi nell'enunciato sito nel corso di quell'intera notte del 25, tutto il dì 26, la notte del 26 e poche ore del 27. È propriamente a circa le ore 8:30 italiane. Perché italiane? Perché le 8:30 italiane, perché, cioè, contate dalla mezzanotte, perché noi oggi contiamo dalla mezzanotte, è normale, ma allora la giornata iniziava al tramonto. Bravo. Il calendario italiano iniziava al tramonto la giornata, no. Quindi 8:30. No, scusa. L'orario del regno delle due Sicilie era una. Contavano dal tramonto. Italiane contate dalla mezzanotte e non dal tramonto. Quanto vuoi capire? Oh. In cui fui costretto a battere ritirata per Arce, essendomi riuscito impossibile di vieppiù sostenere un attivo fuoco che per circa mezz'ora perdurò mediante lo scambio di una quantità di fucilate. E poi impietosamente e forse anche polemicamente Nicola Grossi aggiunge: una simile ritirata fu battuta da circa 8, cioè lui dice io per mezz'ora ho sostenuto il fuoco, eccetera. Poi dice: una simile ritirata fu battuta da circa 80 carabinieri doganali e nazionali, cioè erano forze statali queste qua, mentre quelli che stavano con Nicola Grossi era la Guardia Urbana, erano, diciamo, dei volontari, insomma. Questi invece erano le forze ufficiali. Allora dice: una simile fu battuta da circa 80 carabinieri doganali e nazionali che stavano piazzati in altro sito,
ma essi non entrarono in azione. Asghe! Oh, capito? Oh. E io credo che sia molto credibile questa cosa, perché vedete, quando arrivava un esercito, era accaduto già nel 1799, che a Arce erano arrivati i francesi, avevano saccheggiato le case, avevano violentato le donne, cioè, ma succedeva normalmente, come quando sono arrivati i marocchini qua, era normale quando arrivavano, quindi gli arcesi avevano più interesse a difendersi che non, diciamo, gli statali, ma che ce la frega a nudarci. Ci siamo spiegati. Ci siamo capiti. Vabbè, quindi. Ecco, io poi lo scrivo, ecco, lo scrivo qua nel mio libro. Ma tutte queste cose stanno scritte nella mia monografia su Arce in tre volumi, che ancora al comune ce l'avranno qualche copia. Dice Nicolai Grossi evidenzia impietosamente come soltanto gli uomini della guardia cittadina o urbana di Arce, di cui era a capo, opposero resistenza ai repubblicani, mentre le forze che noi oggi indicheremmo come dello Stato, rappresentate dai carabinieri doganali e nazionali, si ritirarono senza aprire il fuoco. Vabbè, comunque, poco dopo, ecco, i repubblicani occuparono Arce e Rocca d'Arce, precisamente furono i bersaglieri di Manara ad entrare per primi nei due paesi, seguito poco dopo dal grosso delle truppe capeggiate da Garibaldi, che si portò alla località Castello, dove adesso sta il comune, oggi via Milite Ignoto, dove sorge l'edificio in cui è murata la lapide che ricorda la presenza di Garibaldi ad Arce. Oltretutto c'è da dire una cosa, Garibaldi quando stava ad Arce ricevette delegazioni dei paesi vicini che lo invitavano a proseguire per Napoli, che erano liberi, fra gli altri venne anche l'onore Giuseppe Volsinelli di Arpino, che era un industriale laniero, che poi subito dopo diventerà deputato al Parlamento a Torino per il collegio di Sora, insomma. Quindi, pieno. E lui stava lì, cosa Broccostella, intenzionato a proseguire la sua azione verso Napoli, è incoraggiato pure da Rivera, da gente del posto. Ma quando gli arriva da Roma, gli arriva un messaggero mandato da Mazzini in persona, che gli dice guarda, cerca di ritornare subito a Roma perché qua è arrivata notizia che stanno arrivando gli austriaci. Gli austriaci che è arrivata notizia a Roma che gli austriaci erano arrivati a Bologna e stavano marciando su Ancona, dopo che Ancona sarebbero arrivati a Roma. Quindi Garibaldi, quindi arrivarci la mattina alle ore 10 italiane, ecco, le ore 10 come le contiamo noi oggi, arriva, gira un po' per Arce, oltretutto, quando stava ad Arce, viene accolto dal sindaco nella sua casa, il sindaco che si chiamava Ferdinando Grossi ed era fratello di Nicola Grossi che gli aveva sparato. Comunque il sindaco lo riceve nella sua casa, è vero, questo fa, è vero, si sa che Garibaldi poi si affacciò dalla casa del sindaco, è la casa dove abitiva adesso, tanto per capire. Si affacciò alla casa del sindaco per controllare se c'erano dalla finestra, per vedere se c'erano truppe verso la pianura, se truppe napoletane, che non c'erano. E quindi fu richiamato, quindi al sindaco chiesero spiegazioni su questo suo comportamento e lui disse, sa, ma io
quando era arrivato Garibaldi sono scappato, però poi ho visto il paese in preda a questi, a questa orda repubblicana, allora sono rientrato al paese per preservare il paese dai saccheggi, insomma, si temeva. Allora abbiamo cercato un po' di rabbonirli, però sta di fatto che poco dopo lui non è più sindaco di Arcia. E andrà lì. No, semplicemente che viene poco riportato che oltre ad essere richiamato da Mazzini a Roma, negli stessi giorni si era avviato il contingente da Napoli, comandato da Nunziante, proprio per affrontare questa invasione del regno. Quindi il giorno dopo il 28, quindi? Sì, sì. Non è sì. Che quelli si ritirarono a sto punto, andarono a riorganizzarsi. Allora i napoletani si ritirarono perché a Roma non trovarono la collaborazione con gli altri eserciti, cioè quello francese. Allora ovviamente se ne tornarono visto che non c'era, ecco, sulla via Appia. Quindi Garibaldi non è che ha inseguito, se n'è venuto qua, se n'è venuto da quest'altra parte. Capito? Perché sapeva che quelli stavano sull'altro opposto, cioè... Quindi il 28, però il giorno dopo l'esercito napoletano stava qua, sì. Subito quindi. Sì, sì, sì. E quindi Grossi forse sarebbe stato meglio che fosse stato meno polemico. Sì, sì. Grazie Marco. Faceva la guerriglia ai piemontesi. Nascette proprio a Sora da Frusinone, Luigi Alonzi detto Iuviavone. La fantasia teneva tanto ardore, volevano cacciare l'invasore. Insieme ad un brigante da frontiere, a guardia boschi Eva da mattiere, e sulla remutata di Capuni, diventa Garibaldi di Portoni. Diventa Garibaldi di Portoni.